proposta di regolamento qualifica i servizi di TIC tutti i servizi digitali e di dati forniti attraverso sistemi di TIC a uno o più utenti interni ed esterni, compresa la fornitura di dati, l'inserimento di dati, la conservazione di dati e tutti quei servizi di trattamento e comunicazione di dati, il monitoraggio, nonché servizi commerciali e di sostegno alle decisioni basate su dati. Il fornitore terzi di servizi di TIC è un'impresa che fornisce servizi digitali e di dati, compresi i fornitori di servizi di cloud computing, il software, servizi di analisi di dati e centri di dati, ma sono esclusi i fornitori di componenti hardware e le imprese autorizzate ai sensi del diritto dell'Unione che forniscono servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 208/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio. I rischi disciplinati dalla proposta sono tutte quelle circostanze ragionevolmente identificabili in relazione all'uso della rete e dei sistemi informativi, compresi un malfunzionamento, un superamento di capacità, un guasto, una perturbazione, un deterioramento, un uso improprio, una perdita o altri tipi di eventi dolosi o non dolosi, che, qualora si concretizzino, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, della continuazione delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi. Ciò anche quando il rischio deriva dal ricorso di servizi TIC erogati da fornitori terzi o dai loro subappaltatori.